Il personale della squadra mobile dell'Aquila, sezione antidroga, ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina residente a Rieti per sottoporlo alla misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente che avveniva all'Aquila e ad Avezzano. Le indagini, avviate circa 2 anni fa con il fermo di un acquirente locale che aveva appena acquistato cocaina da uno degli arrestati, sono state in seguito supportate da attività tecniche, da intercettazioni telefoniche ambientali e da specifici servizi di polizia giudiziaria. L'esito dell'attività investigativa, pienamente accolta dalle procure della Repubblica dell'Aquila e Avezzano, ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di cocaina e hashish, che operava principalmente nel centro storico dell'Aquila, anche a Preturo, frazione dell'Aquilano, ed Avezzano, nei pressi della stazione ferroviaria. L'intera attività ha consentito di sequestrare 1 chilo di hashish e 50 grammi di cocaina.